Cari ragazzi, benvenuti dalla SMT Airsoft, in particolare da S. Siamo qua per recensire un setup che si può definire il perfetto setup domenicale per un principiante, ovvero per quella persona che vuole cominciare a giocare a soft air, ma non sa cosa prendere. Indy, per cui, tieni dietro la mano che non si deve vedere niente adesso. Non spoilerare nulla, stai lì. Ma ora, prima di andare a vedere il setup, vediamo come per cosa e per chi questo setup è ispirato. Via il video. Tempo di merda che c'è, boh. Per la colpa del governo. Voglio giocare anch'io a soft air. No. Ti prego, Dio, fammi giocare a soft air. Grazie! Adesso posso giocare anch'io a soft air. Finalmente avete visto la storia di come questo setup nasce. Quindi, come una persona, principiante, un neofita, finalmente riesce a cominciare a giocare. E ora passiamo alla perla, passiamo al clou della serata, passiamo al clou del video. Cari ragazzi, incontriamo il nostro T per mostrarci come questo setup nasce ed è da che parti è formato. Cari ragazzi, guardate T in tutta la sua virilità. Cominciamo subito, non in niente interruzioni. Abbiamo il ciuccio attaccato alla collana. Questo ciuccio è importantissimo perché non fa sì. Fa sì che le armi non sparino over jowl. Funziona. Abbiamo gli occhialini da neofita, quelli belli gialli, plasticosi, brutti da vedere, che non servono un cazzo e che si appannano sempre. Ma se non proteggere gli occhi, cari ragazzi. E poi abbiamo le mutande di Hello Kitty. Perché le mutande di Hello Kitty? Perché diranno? Ci chiederanno mutande di Hello Kitty. Diglielo. Perché le mutande di Hello Kitty provoca dolcezza negli avversari maschi, quindi loro saranno meno incentivati a spararli. E inoltre, larghe perché tu devi riuscire a nascondere una pistola dentro. La pistola che non fa mai cilecca. Non un Desert Eagle. Ma solo una Glock. Cari ragazzi, la Glock che non fa mai cilecca. Ma ora, cari ragazzi, siamo qua al secondo pezzo dell'equipaggiamento. Ovviamente ce lo illustra il nostro professore illustre che è venuto direttamente dalla Spagna. Abbiamo un body armor della Garder in versione Woodland. Questo particolare pezzo è impossibile da trovare dato che non lo si produce più. Osservate come il nostro carissimo professore M ci descrive in maniera esaustiva questo bellissimo body armor. È possibile comunque comprare questo body armor dalla placca frontale antiproiettile davanti, ovviamente verissima, funzionante e protestata, a soli 30 euro da qualsiasi negozio online. Ok, caro professore, schiocchi le dita che con un colpo di magia il nostro T si vestirà del prossimo pezzo. Cari ragazzi, ora vediamo il terzo step di questo setup. Allora, cominciamo innanzitutto con degli spallacci. Gli spallacci cosa servono, cari ragazzi? Servono a sorreggere le mutande. La cintura. Ed è possibile acquistarli al modico prezzo di 8 euro, cari ragazzi. 8 euro più le spese di spedizioni, cari ragazzi. Sono utili, perché non mi fanno cadere la cintura non mi fanno cadere. Cari ragazzi, poi abbiamo il secondo pezzo di questo equipaggiamento. Abbiamo la cintura, bellissima cintura che insieme al body tiene al caldo la pancia. Perché ovviamente durante le ore di giocata non si deve avere nessun tipo di indigestione. Cari ragazzi, anche questo al modico prezzo di 8 euro, cari ragazzi, o massimo 10, secondo dove la comprate. A questa bellissima cintura si possono attaccare numerose tasche, ragazzi, numerose tasche, quanti ne volete. Questo ovviamente per un neofita è importantissimo, perché può capire subito qua. Ci devo lasciare di dire. Può capire subito qua. Ok. Quanti caricatori vuole comprare, con cui vuole iniziare. Su questo setup si possono mettere infiniti caricatori, lui utilizza addirittura 8. Ovviamente il peso di questi caricatori pieni fa sì che la cintura cade, quindi servono per questo gli spallacci, poi fanno molto figo, devo dire. Innanzitutto, ma la parte più importante di questo setup, cari ragazzi, è la fondina cosciale. Perché cosciale, voi direte? Perché è molto semplice, perché fa figo. Una ragazza che viene a giocare a soft air, cari ragazzi, guarda innanzitutto la vostra fondina e poi guarda la pistola, cari ragazzi, che avete nascosto nelle mutande. Raccomando, fondina cosciale, 15 euro, completamente regolabile, incredibile. E adesso, cari ragazzi, finalmente vedremo il nostro modello completamente vestito. Forza Taranto!
Eccoci qua, nell'ultima parte del setup, finalmente il nostro caro T ha preso forma, cari ragazzi. Abbiamo finalmente una mimetica Woodland, la più utilizzata nei nostri boschi, che è perché è veramente, veramente molto funzionale. Di questa mimetica ovviamente non vi diremo il prezzo, perché dovrete scegliere voi il modello, la marca, e quindi il prezzo ovviamente varierà. Oddio, che cazzo faceva di te? Appena tornato da Narnia, paese di merda. Cocciazzonese! Scusate, ma via di dal naso, dove... Deve andare sempre avanti e poi gira in via vaffanculo. Ah, ok, grazie, salve, arrivederci. Arrivederci, è un piacere, salve. Salve. Ok, cari ragazzi, abbiamo trovato anche la persona che è tornato da Narnia. Abbiamo un cappellino sempre in Woodland, perché a te, al T piace tanto il Woodland. Jungle vecchio style. Il setup, cari ragazzi, è finito. Guarda che bello, giri, facci il giro. Faccio il giro. Cari ragazzi è bellissimo. Cari ragazzi è veramente bello, funzionale e costa poco cominciare. Ogni pezzo non è necessario. È sufficiente per cominciare, ma non è necessario. Quindi voi potrete evitare eventualmente il body, potete evitare eventualmente i guanti, anche se vi risconsiglio perché i guanti sono fondamentali. Grazie. Hai visto che trucco magico, è scomparso subito? Quindi cari ragazzi, dall'SMT è tutto. Questo è un video fatto in risposta al contest. Ma quello nudo torna poi o... Poi torna. Perché lo sai che a me gli piacciono quei nudi, no? Comunque cari ragazzi, questo video è stato fatto in risposta al contest fatto dal TFI, che salutiamo. Fatto in praticamente 3 ore. Dal nulla, senza, con delle mie idee molto malsane. E spero che vi sia piaciuto. Il nostro compito era farvi ridere. Ce l'abbiamo fatta. Spero che ce l'abbiamo fatta, però vabbè. Se non ce l'abbiamo fatta. Like. Bravo, mettete un bel like al video. Al canale, no? E andate anche sulla pagina Facebook, che è in descrizione. Per qualsiasi altra info, contattateci anche su Facebook o nei commenti. Così. Ok, allora ringraziamo il nostro professore universitario spagnolo M, ringraziamo il nostro modello T per averci mostrato il suo fisico invidiabile, mi ringrazio da solo, grazie S, per la tua parlantina sempre molto epica e brava. Mi sono un po' vantato, chi se ne frega. Quindi, da S è tutto. M pure. E T anche. Vi salutiamo e al prossimo video. Io ricorderei, stay angry, stay biru. Dang. Ragazzi, tango davanti a ore 12, ragazzi, ore 12 tango. Internamente, cominciamo subito con gli interni, ragazzi. Il fucile arriva... molla. Ok, va bene. Ma arriva che spara a 0,7. Quindi, automaticamente...